Buongiorno amici, bentornati. Oggi continuiamo a parlare di bambini, quindi proponiamo un'altra ricetta dedicata a loro: ciufoletti con purea di frutta ai frutti rossi, un formato simpaticissimo e nuovo, anche perché molti bambini non mangiano la frutta, abbiamo pensato di metterla già nella pasta. Gli ingredienti per questa ricetta sono semplici. Dobbiamo avere del mais cotto a vapore, un pezzettino di cipolla, una zucchina, del parmigiano reggiano e dell'olio extravergine d'oliva. Adesso iniziamo a preparare la nostra ricetta. Mettiamo dell'acqua a bollire, qualche granello di sale è utile per salare l'acqua. Nella padella mettiamo circa un mezzo cucchiaio da tavola di olio. Tagliamo un pezzetto di cipolla per dare sapore alla zucchina che andremo a mettere. Anche per questo piatto vi invito a preparare del brodo vegetale. Tagliamo la nostra zucchina. Possiamo utilizzarne esattamente una metà, poiché gli ingredienti sono pensati per uno o due bambini, non di più. Anche i bambini nella loro alimentazione amano i colori, quindi il verde della zucchina entrerà in contrasto con il giallo del mais, ma entrambi hanno questo sapore dolce, per cui molto apprezzato dai bambini. Questa è una ricetta che è nata in una scuola dell'infanzia, dove i bambini seguono un laboratorio alimentare alla scoperta dei sapori, soprattutto per avvicinarli alle verdure e alla frutta. Le nostre ricette sono tutte pensate per un mangiare sano. Portiamo a cottura le nostre zucchine. Chiaramente non incoraggeremo la frittura di questo piatto, perché eviteremo questo procedimento. Lasciamo scaldare le zucchine con la cipolla e l'olio e poi aggiungeremo del brodo vegetale. La zucchina, per raggiungere la sua cottura, dovrà almeno bollire per una decina di minuti. Quindi contemporaneamente iniziamo a cuocere la nostra pasta. Come dicevo, abbiamo scelto questo formato che assomiglia molto a un rigatoncino, ma è molto più piccolo e molto più adatto ai bambini. Questa ricetta è un'esplosione di colori, perché come vedete la pasta ha un colore anch'esso quasi rosa. Mettiamo l'equivalente di 4 cucchiai da tavola se sono due bambini, 3 se è un bambino solo e se ha un grande appetito. Questo formato di pasta richiede una cottura di 3-4 minuti, proprio perché nell'impasto non c'è acqua ma solo purea e succo di frutta. Chiaramente non si hanno sapori dolci, ma durante la cottura possiamo sentire i sentori dei frutti rossi, quindi del lampone, ribes. Più che altro ricordano al palato il dolce, ma non è una pasta che possa dare l'idea di una caramella. Io direi di attendere che le due cose raggiungano la cottura e poi procediamo nel finire questa ricetta. Cari amici, bentornati, sono trascorsi 10 minuti, le nostre zucchine sono quasi pronte, anche la nostra pasta è pronta e la possiamo scolare. Lasciamola insaporire ancora nel brodo vegetale nelle zucchine, creando un insieme di sapori e di profumi dati dalla zucchina e dalla cipolla, ma anche dal profumo della nostra pasta ai frutti rossi.
a questo punto mettiamo del parmigiano reggiano per ottenere così una cremina, il nostro mais che dà colore e sapore, ripeto i tempi di cottura per questa ricetta, 5-6 minuti per la pasta e 10 per le zucchine. Quindi veramente un tempo velocissimo per preparare un piatto colorato, saporito e sano per i vostri bambini. Adesso impiattiamo. Come consueto, a fine di ogni nostra ricetta utilizziamo dell'olio, un filino e del parmigiano. Ecco, ciufoletti con zucchine e mais. Grazie.